Io ricordo di Sale in particolare una visita che le feci all'ospedale. Tutti abbiamo potuto apprezzare la bellezza interiore di questa ragazza, la fede, la fiducia nel Signore. La ricordo così. Ed è bello che voi, come parrocchia, abbiate già da subito tentato di ricordarla con l'assegnazione di questo premio, no? Che anche oggi verrà consegnato, mi sembra, a 4 persone che si sono particolarmente distinte, vogliono impegnarsi nel campo dello studio. Dunque celebriamo la festa di Santo Stefano. Le nostre sorelle defunte Francesca e Bebiana, parlano della beatitudine eterna in attesa della risurrezione del corpo, preghiamo. Buongiorno a tutti, dall'Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana, ringraziamo davvero di cuore il nostro vescovo, il signor Giuseppe Verucchi, anche per le parole che ha detto su Francesca, e il signor Luigi, il nostro parroco, Don Lorenzo Basani. Sapete che sono anni che ci troviamo a tenere la Santa Messa, quella del giorno del patrono della nostra comunità parrocchiale, Santo Stefano, per la premiazione della 12ª borsa di studio dedicata appunto a Francesca Fontana, che purtroppo ci ha lasciato giovanissima proprio il giorno dopo il suo compleanno, 20 anni. Ma noi continuiamo nel suo ricordo e l'associazione che porta il suo nome a un certo punto di tracciare quel percorso che ha anche ricordato il nostro vescovo, del quale ringraziamo veramente ancora tanto. Noi continuiamo appunto a dare corso e sostegno attraverso il corso di studio che, ricordo, è stata istituita proprio l'anno in cui venne a mancare Francesca, grazie all'impegno e alla volontà del Don Lorenzo Basani. L'anno dopo è nata l'associazione, forse tra qualche mese fa 10 anni, e uno dei primi obiettivi che siamo posti è proprio quella di continuare e dare appunto pieno appoggio a questa iniziativa che è davvero straordinaria, che è un momento importante perché attraverso lo studio, attraverso i giovani, dobbiamo continuare appunto questo ricordo. Da qualche anno si è aggiunto, e siamo anche grati a questo premio, il supporto importante dell'associazione, davvero studente Centro di Novas, che ci sostiene e ha, diciamo, condiviso principalmente anche il valore di questa borsa di studio. I ragazzi, come dicevo, sono 4, in ordine alfabetico: Albi Alessia, che è la sede diplomata in mobilità di scientifico di Cesena, è iscritta al corso di laurea in lettere all'Università di Bologna e consegna il premio per cui va Alessia, consegna sia il premio che l'assegno la nostra segretaria dell'associazione, che è anche la mamma di Francesca. Grazie, auguri. Alessia. Questa è una festa che è una diploma di liceo scientifico sportivo all'inizio di essere iscritta al corso di laurea in matematica, iscritta appunto all'Università di Studi di Milano, che chiamiamo la vicepresidente Roberta Camagni, l'associazione consegnata il premio e assegno. Di Bologna e consegna il premio massimale Massimiliano Nicolai,
che è anche il presidente della Suprema Corte di Novas, che come dicevo prima ci sostiene anche con un contributo e lo vogliamo ringraziare. E voi consegniamo alla segretaria la segno, la Lisa, la segno che si consegna l'anno scorso per la nostra associazione. La giuria cerca di tenere conto un po' di tutte le cose, della capacità, della preparazione dei ragazzi, della famiglia e anche dalla loro capacità di inserimento, nel caso anche di Lorenzo, insomma, fa tante cose, noi cerchiamo di impegnare un po' tutti questi eventi. Siamo contenti che sono tante le domande di partecipazione e questo ci lavoro ovviamente così di scelta. Grazie ancora a tutti e grazie ancora a Sua Eccellenza Giuseppe De Lucchi.